questi 300.000 euro quasi voluti dal sindaco De Magistris, finanziati dalla città metropolitana, avremo finalmente, quindi oggi partono i lavori, un'area sgamamento cani all'interno del parco, la riqualificazione della fontana, la riqualificazione dell'area giochi con giochi sostenibili, con una pavimentazione antitrauma, quindi per la sicurezza di tutti i bambini, e ovviamente anche la riqualificazione del verde, dell'essenza arboree e quant'altro, ovviamente cestini, panchine. Migliorare la fruibilità e la sicurezza e integrare siepi ed essenze arboree. Sono questi gli obiettivi dei lavori finanziati con i fondi del piano strategico di città metropolitana per la riqualificazione complessiva di un parco fondamentale per il quartiere Arenella. Il parco si trova infatti nella parte superiore di via Domenico Fontana, alle porte del Rione Alto. Un piano di interventi di manutenzione straordinaria che parte oggi per restituire quindi uno spazio verde strategico alla cittadinanza. È il primo di tanti parchi finanziati dal Comune con Città Metropolitana, i parchi cittadini. Stiamo parlando di milioni di euro a disposizione per il verde e per i parchi urbani. Questo è tutto per restituire sicurezza ma anche bellezza all'interno dei nostri spazi vitali verdi. Sì, siamo contenti che come città metropolitana, insieme al comune, ma anche gli altri comuni, abbiamo finanziato tante operazioni per il verde. Quindi questo è uno dei diversi parchi che usufruiscono di questo finanziamento. Stava in condizioni, come potete vedere, difficili, quindi in qualche mese sarà restituito nella sua dignità e nella sua funzionalità al territorio.